La cosa positiva di diventare orfani a 4 anni è che non te ne rendi conto. Il tempo passa che neanche te ne accorgi. Anche se qualcosa mi diceva che prima o poi io e mio padre ci saremmo incontrati di nuovo. Fermo! Non ti avvicinare! Ho scoperto che sei la reincarnazione di mio padre. Sì. Comunque sono arrivato e faccio un pezzetto a piedi, potete lasciarmi qua tranquillamente. Trovare 80.000 euro non è così facile. 100.000 euro. Ho come la sensazione di essere tornato a casa. Io non sono il tipo che si fa prestare i soldi dalle persone. 5.000 euro vanno bene? Penna, ce l'hai? 3 assegni da 5.000 euro. Senza contare i prelievi dal bancomat. Sento anche di avere una certa responsabilità nei tuoi confronti, no? Perché là fuori è pieno dei lupi. Ho scoperto che Mario è la reincarnazione di papà. Ah, ma allora dobbiamo festeggiare. Forse per un po' meglio non avere rapporti. Caterina, sono 15 anni che non abbiamo rapporti. Non ci hai mai parlato? Mai. E che aspetti? Comunque, il mio amico la trova bellissima e soprattutto economicamente sta messo benissimo. Mio figlio è quello biondo in prima fila. E il suo? Quello con la barba. I know I have to go. L'inizio del 2017 sarà molto ricco di commedie e soprattutto di produzione italiana. Ci sono proprio tanti titoli e ve ne voglio segnalare qualcuno. Allora, a febbraio vi ricordo ancora una volta che arriva nelle sale italiane Smetto quando voglio Reloaded, cioè il sequel del successo di Sidney Sibilia, con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Valeria Solarino, Paolo Calabresi, Libero di Rienzo, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti e Stefano Fresi. Poi sempre a febbraio Beata Ignoranza, un film di Massimiliano Bruno con Marco Giallini, Alessandro Gassman e Carolina Crescentini. Il film è una disputa sui social network. È giusto o sbagliato esserne dipendenti? E poi si tratta di comunicazione o di semplice superficialità ed ego? Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Poi a marzo arriva al cinema Classe Z, un film di Guido Chiesa con Andrea Pisani, Alice Pagani, Antonio Catania, Greta Menchi e Enrico Oetiker, distribuito da Medusa. Al centro della storia c'è un gruppo di ragazzi indisciplinati che vengono praticamente isolati dalla preside del loro liceo e messi in una classe separata, classe Z appunto. Sempre a marzo al cinema vedremo Questione di Karma, il nuovo film di Edoardo Falcone dopo il successo di Se Dio Vuole, con Fabio De Luigi, Elio Germano, Stefania Sandrelli e distribuito da 01 Distribution. Un altro titolo, in questo caso drammatico, molto atteso, che uscirà a marzo è il nuovo film di Özpetek, Rosso Istanbul, che parla di un regista di origini turche che decide di tornare a casa dopo tanto tempo, ma il viaggio gli riserverà non poche sorprese. E infine ad aprile vedremo al cinema Moglie e Marito, un film di Simone Godano con Kasia Smutniak e Pier Francesco Favino, che interpretano Sofia e Andrea, una bella coppia, anzi ex coppia, che in seguito a un esperimento scientifico si ritrova improvvisamente uno dentro il corpo dell'altra. Vabbè, diciamo che non è proprio un tema originalissimo, rispolverato da un bel po' di commedie americane anni 80. Comunque staremo a vedere, magari invece ci riserva delle sorprese anche questo. E questo è solo l'inizio, perché il 2017 sarà letteralmente invaso da commedie italiane. Siete contenti? Fatemi sapere nei commenti sotto. Noi ci rivediamo nel prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi proprio nessun aggiornamento. Ciao a tutti da Valeria.